Giovanni De Mauro, direttore di Internazionale. Internazionale sta avendo crescente successo. Com'è nata la sua formula? Internazionale nasce ispirandosi a un giornale francese che si chiama Courrier International, che è un settimanale che ha cominciato a uscire qualche anno prima di Internazionale. Internazionale è il primo numero uscito nel 93, novembre 93. E quindi nasce così, diciamo, scoprendo per caso questo settimanale francese e cercando di capire se era possibile importare la stessa formula in Italia. Chi è il lettore ideale a cui si rivolge Internazionale? Uno dei lettori a cui ci rivolgiamo siamo noi stessi. Facciamo un giornale che piaccia innanzitutto a noi, non tanto per, come dire, narcisismo, quanto perché pensiamo che, come dire, non vergognarsi di quello che si fa o insomma essere contenti e soddisfatti di quello che si fa passa anche attraverso, come dire, la soddisfazione, la voglia di fare qualcosa che appunto che ci piace, che ci convinca fino in fondo, che siamo, si abbia voglia di difendere, insomma, no? Fino in fondo. Esiste secondo lei un'opinione pubblica europea o i nazionalismi sono ancora troppo forti? Secondo me non esiste ancora un'opinione pubblica europea, neanche a livello di elite. La frammentazione linguistica e quindi poi culturale, economica, sociale, produce secondo me anche una frammentazione di opinioni pubbliche. Le pensi appunto che non esiste neanche un vero e proprio giornale europeo o una fonte di informazione europea, e naturalmente le barriere linguistiche sono la ragione principale, fondamentale, insomma. Formare un'opinione pubblica europea, quindi, è uno degli obiettivi della vostra rivista? Non so se tra i nostri obiettivi è quello di formare un'opinione pubblica europea. Mi piacerebbe che fosse, come dire, quantomeno un effetto collaterale del lavoro che facciamo, insomma, un effetto secondario, magari non voluto in prima battuta. Mettere in circolazione informazioni, insomma, una delle prime cose che ci veniva in mente quando abbiamo pensato Internazionale nel 93 era appunto che ci piaceva l'idea di contemporaneità nella lettura degli articoli, cioè l'idea che io credo che un lettore di Internazionale, una lettrice di Internazionale, una delle ragioni per cui lo comprano è perché sanno che leggendo quell'articolo stanno facendo la stessa cosa che ha fatto magari un'altra persona qualche settimana prima a Bogotà, a New York, a Parigi o a Johannesburg. Qual è secondo lei il ruolo del mondo dell'informazione per una maggiore integrazione europea? In questo senso certamente i mezzi di informazione potrebbero fare di più, e non dico solo in Italia, ma in generale, insomma, tutti i paesi europei i mezzi di informazione fanno non abbastanza per favorire un processo che non sia soltanto di integrazione economica, ma anche di integrazione culturale e sociale. Il futuro dell'informazione negli smartphone? Penso che lì ci siano grandissime opportunità. Penso che ci siano grandissime opportunità non ancora esplorate, e sono anche convinto che ci sia un po' di pigrizia da parte dei mezzi di informazione nello sperimentare fino in fondo tutte le potenzialità offerte da, per esempio, gli smartphone.